Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti, on the road, Fiat Uno, GPL, Borgonovo, Valtidone, direzione oltre Po' Pavese. Allora, signori, oggi vi scampo la presentazione, facciamo due chiacchiere. E quindi vediamo se in questo concessionario c'è qualche mascherato. No, buon per voi, sennò col cazzo che vi compravo la macchina. Ed ora a bomba! Allora, partiamo subito. L'altro giorno ho ricevuto la chiamata di una mamma che mi ha chiesto un parere su come muoversi. Praticamente la sua meravigliosa bambina di 5 anni va a una specie di asilo montessoriano e lei era indecisa su cosa fare al compimento del sesto anno e quindi all'ingresso nelle primarie, alla scuola primaria, era indecisa se continuare il percorso montessoriano o inserirla nella scuola statale. Allora, quando è andata a fare i colloqui con i professori, i maestri, insomma, hanno chiaramente detto che i bambini devono essere liberi di esprimersi come vogliono, senza costrizioni, senza regole. E quindi, se vogliono i bambini, lei anche durante l'asilo montessoriano si accorgeva che arrivava a casa e diceva al papà: ma papà, tu sei una donna o un uomo? Perché lì si dipingevano le unghie fra di loro, maschi, femmine. Un disastro. E allora è nata, mi ha chiesto un'informazione ed è nata questa discussione. Allora, andiamo all'epilogo. E poi torniamo indietro, al prodromo, all'antefatto. Prima arriviamo all'epilogo. L'epilogo è che le ho detto assolutamente di iscrivere la propria figlia alle scuole normali. Allora, quello che io vedo e noto ultimamente, ma non solo ultimamente, di tutto quello che concerne il mondo alternativo, è che molto spesso nel mondo alternativo la quantità di fuori di testa rispetto al mondo convenzionale, ortodosso, è decisamente maggiore. Cosa significa questo? Significa che è pieno zeppo di fuori di testa nel mondo alternativo. E quando si crede di andare nell'alternativo e quindi di trovare persone di buon senso, con la testa sulle spalle, in realtà si trovano veramente dei fuori di testa mica da ridere. E parlo per esempio negli ecovillaggi, parlo per esempio del mondo vegano, parlo di tutte queste realtà dove in realtà, scusate la cacofonia, oh, scusatemi ma avevo finito la memoria nel telefono, ho dovuto cancellare un paio di video. Dicevo, quindi in queste realtà cosiddette alternative regna l'anarchia, ma non solo, a volte regna proprio a volte invece il despotismo da parte di questa gente che imbevuta, cioè continuando a presentarsi come alternativi, poi in realtà fanno dei danni pazzeschi. Pensate che ho ricevuto più di una segnalazione di ragazzi che hanno frequentato scuole alternative, quindi montessoriane, ma non solo, praticamente sono usciti dalle elementari di queste scuole, cioè dal percorso fatto in queste scuole, che sarebbe quello parificato alle primarie,
senza nemmeno, porca troia, saper leggere e scrivere. Allora io cerco sempre di avere i piedi ben saldi per terra e il cervello ben collegato. Allora, se non si sta attenti, si rischia di passare completamente dall'altra parte della... cioè, di passare, scusate, da un estremo all'altro. Cioè, dall'estremo del mascherina in classe, maestri... maestre e maestre delle elementari completamente rincoglioniti che fanno buttare via la merenda del bambino se il bambino ha toccato la merenda di un altro, e questo è l'estremo che ben conosciamo, insomma. Ma l'estremo opposto è pensare che un bambino debba vivere senza regole, nel fare quello che vuole, che imparare a leggere e scrivere non serve a un cazzo, e che poi ti ritrovi con questo bambino che esce da queste pseudo scuole senza sapere una sega. Allora, a meno che non vogliate andare a vivere con i vostri figli su un monte, è importante capire che non è sempre tutto marcio e che oltretutto una base di nozioni è assolutamente indispensabile per far sì che il vostro figlio o vostra figlia non viva come un disperato nel mondo moderno. Leggere, scrivere, saper fare i conti. Quindi cercate di non diventare completamente, cioè di non passare completamente dall'altra parte della barricata pensando che tutto sia una merda. Vi posso garantire che le scuole statali, ci sono delle scuole statali veramente dove i maestri sono veramente in gamba. Lasciamo stare il periodo di rincoglionimento del coglionavirus, che questo periodo è finito, ma in generale ci sono dei maestri o delle maestre che sanno il fatto loro. Non si può pensare che l'istruzione statale sia sempre e comunque merda. Se poi il rovescio della medaglia è avere avere il proprio figlio che esce senza saperne leggere né scrivere. Cioè, cerchiamo di rimanere seri, per favore. Quindi ponete attenzione a tutto quello che è il mondo alternativo, perché non è tutto oro quel che luccica. Si fanno profumatamente pagare per rendere magari i vostri figli completamente così, completamente incapaci di affrontare poi il mondo moderno che prima o poi dovranno affrontare. Io ritengo che anche il messaggio pericoloso di questi posti sia il fatto che il bambino deve essere indirizzato. Il compito di un tutore, di un genitore, è di far fare esperienza al proprio figlio continuando a supervisionarlo, non facendolo vivere allo stato brado pensando che tutto quello che gli viene imposto sia per forza merda e che quindi il bambino deve sentirsi libero di assaggiare un fungo velenoso perché si sente libero. Dai, porca troia, cerchiamo di essere seri. L'imprinting alimentare lo dà il genitore. Il genitore deve seguire passo passo il proprio figlio, lasciandogli la possibilità di sbagliare, ma sbagliare sempre in maniera supervisionata. Non così. Mi piacerebbe sentire molto le vostre esperienze sulle scuole alternative, sulle scuole montessoriane. E poi ho detto a questa mamma, signora, supervisioni, anche quando andrà alla scuola statale, supervisioni quello che fanno i professori. Cioè la scuola, la famiglia non deve delegare alla scuola l'educazione. La scuola coadiuva la famiglia nell'istruzione,
del bambino. E se con tutta la propaganda LGBT dei miei coglioni, eccetera, i genitori si accorgono che la scuola sta pisciando fuori dal vaso, automaticamente intervengono, ma non per questo. Diventa sbagliato che il proprio figlio impari a leggere, a scrivere o a fare le divisioni o le tabelline, porca troia, quello è indispensabile per poter vivere nel mondo. Allora, sono curioso di sentire le vostre esperienze. Io adesso vado a farmi un pacco di cazzi miei, perché è da stamattina che sono al lavoro sotto il sole, senza un caffè, senza niente, ed è arrivato il momento che vado a casa a posare le mie chiappe sul divano perché me lo merito. Occhi aperti perché il mondo è un postaccio. Avanti così.